Grazie Pastore, carissimi tutti, un abbraccio nell'amore del Signore. È sempre una gioia per me parlarvi della parola del Signore, condividere la parola del Signore. E il tema di stasera ha direttamente a che fare con la Scrittura. Per noi la Bibbia non è qualcosa che contiene la parola di Dio, la Bibbia nei suoi 66 libri che la compongono è la parola di Dio. In pratica, leggendo la Bibbia con un cuore aperto e sincero, con un cuore onesto davanti al Signore, con la volontà sincera di ascoltare la voce di Dio, Dio ci parla. Dio parla in tanti modi, ovviamente non abbiamo tempo stasera di parlarne, di affrontare varie modalità attraverso le quali Dio ci parla. Ma di certo Dio parla attraverso la scrittura, attraverso la lettura della parola, attraverso l'ascolto della predicazione della parola, attraverso lo studio e la meditazione della parola, noi ascoltiamo la voce di Dio. E la voce di Dio è fondamentale per noi. La voce di Dio, la parola di Dio è creativa. Quando Dio ha creato l'uomo e poi ha creato tutte le cose che noi vediamo, ha usato la sua parola, il suo spirito. Parlando della luce, Dio disse sia la luce, e la luce fu quando c'erano le tenebre. Egli ha creato i mondi con la sua parola, egli sostiene i mondi, vale a dire l'universo con la sua parola. Ma vediamo stasera la parola di Dio e la sua potenza in riferimento ai tempi di corruzione nei quali viviamo. Non c'è dubbio che viviamo in tempi molto particolari. Ora, nessuno mi fraintenda, la corruzione umana c'è sempre stata, perché l'uomo è corrotto di sé, l'uomo nasce con la corruzione a causa del peccato che ha separato l'uomo stesso, il genere umano, dalla presenza di Dio. Ma come succede in generale anche nel mondo naturale, nel mondo fisico, qualcosa che si corrompe o si decompone va sempre peggio. La decomposizione o la corruzione di un corpo, di un organismo, è progressiva e va sempre peggio. E io credo che nei tempi nei quali viviamo noi si sono raggiunti dei livelli veramente incredibili. E allora vogliamo vedere alla luce della scrittura cosa la scrittura, cioè la Bibbia, cioè i 66 libri che la compongono, dico come la parola di Dio ci parla della corruzione. E in 2 Timoteo, al capitolo dal verso 1 al verso 5, che la regia ora ci proietterà, vediamo ciò che Paolo disse al suo figlio spirituale, al suo allievo, se vogliamo, in riferimento appunto agli ultimi tempi, e dice: ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affetto, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. E poi c'è una frase molto importante: aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. L'Apostolo Paolo sta facendo una descrizione della società negli ultimi tempi. Ebbene, leggendo questa descrizione, tutte le varie tipologie di caratteristiche della società negli ultimi tempi, non possiamo non fare un parallelismo con i tempi che viviamo e quindi concludiamo che viviamo negli ultimi tempi. Ma al di là di questo, ciò che ci preme stasera è comprendere il fatto che l'umanità si corrompe
Prima di tutto perché si è allontanata dalla scrittura, dai principi della scrittura. Vedete, la scrittura, la parola di Dio, la Bibbia, nei suoi 66 libri che la compongono, essendo la parola di Dio, appunto, genera la vita nel cuore delle persone. Le mie parole, diceva Gesù, sono spirito e vita. Quando Gesù parlava, la parola di Dio, quello che lui pronunciava, produceva la vita. Non è un caso che la parola di Dio viene paragonata a un seme, e un seme cosa fa? Riproduce la vita che è all'interno del seme stesso. La parola di Dio riproduce la vita di Dio. Dove non c'è relazione con la parola di Dio e con Dio stesso attraverso Gesù, non c'è vita. E se non c'è vita, l'essere vivente va verso la corruzione. Ci sono delle manifestazioni visibili di questa corruzione, come un pezzo di carne si decompone, dà cattivo odore e produce diciamo, dei microorganismi che altrimenti non ci sarebbero se non ci fosse la decomposizione. Così la società, l'umanità va sempre peggio, come dicevamo prima. Allora, la causa è che la società si è allontanata da Dio, allontanandosi dalla sua parola, i 66 libri che compongono la Bibbia, e quindi hanno permesso alla società stessa di automanipolarsi e di promuovere comportamenti sbagliati che vanno contro la morale, contro il modo di pensare di Dio. La parola morale so che fa venire l'orticaria ad alcuni, ma l'immoralità non è solo legata all'aspetto fisico o all'aspetto sessuale e all'aspetto, diciamo, della relazione, uomo-donna e così via dicendo. No, quando si parla di moralità o di immoralità, si parla in senso ampio anche del comportamento umano. Nelle proprie relazioni interpersonali, nelle relazioni con la società e della società con individui. Quindi l'immoralità, abbraccia tutto il comportamento umano. Romani 1, versi 28 a 32, ci descrive come e perché, l'umanità va sempre verso la corruzione. Romani 1, versi 28 a 32. E siccome non si sono curati di conoscere Dio, ecco la causa, Dio li ha abbandonati in balia delle loro menti perverse, che facessero ciò che è sconveniente. Allora il verso 28 è importante, poiché non si sono curati di avere una relazione con Dio, e questa relazione con Dio nasce dalla relazione con la parola di Dio, con ciò che Dio dice. Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, si sono autocondannati ad un comportamento sconveniente. Rileggiamo dal verso 29, per favore, regia, andiamo avanti. Dal verso 29, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, pieni di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. E poi il verso 30, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori. E io vorrei dire calunniatori, maledicenti. Ne vediamo tutti i giorni in televisione, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Poi il verso 32, essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma anche approvano chi le commette. Senza citare alcuna persona, citare alcun programma televisivo e radiofonico, vi devo dire che sono disgustato a volte nell'ascoltare alcuni programmi appunto radiofonici e televisivi che sembrano proprio la materializzazione di queste frasi che abbiamo letto nella Bibbia, che parlano degli ultimi tempi. Allora, tutta questa corruzione
opera a livello della mente, generando una manipolazione mentale, al punto che coloro che fanno queste cose, dice Paolo, non solo le fanno, ma approvano chi le commette. Le fanno loro e poi approvano chi le commette. E qualcuno che mi sta ascoltando stasera rifletta su queste parole che sto dicendo. Noi ascoltiamo questa manipolazione mediatica attraverso i social media, la televisione, la radio, attraverso gli scritti, i libri, una manipolazione che porta le persone ad allontanarsi dai principi sani che vengono promulgati dalla parola di Dio, per abbracciare uno stile di vita a 360 gradi, in tutti gli aspetti delle relazioni umane che portano le persone ad una totale corruzione. Tutte queste cose vanno a creare un impatto sulla mente, perché è la mente che decide quello che facciamo. È come pensiamo che porta a farci fare quello che facciamo. Ecco perché c'è bisogno di un rinnovamento della mente. C'è un'influenza negativa della società corrotta sulle persone che poi compongono la società stessa. E quindi c'è un degrado continuo, c'è una corruzione che genera altra corruzione, che genera altra corruzione. E il male viene visto come bene, il bene viene visto come male. Siamo arrivati al punto che non si può parlare della Bibbia, non si può parlare di Gesù Cristo per non offendere gli altri, ma non c'è problema se si parla di tutte quelle cose e quei modi di pensare e di agire contrari alla parola di Dio, che portano quindi degenerazione e corruzione. Efesini 4, versi 17 e 19, va avanti con questa descrizione ed è molto profonda questa riflessione di Paolo. Questo dunque io dico, attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella verità, nella vanità dei loro pensieri. Ora è ovvio, il verso successivo, il verso 18, dice: con l'intelligenza, sì, proiettiamo pure, con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio. Cosa hanno? Un'intelligenza ottenebrata e quindi sono estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Poi la conclusione nel verso 19 che Paolo fa nella sua lettera agli Efesini, il verso 19 dice: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ascoltate i programmi televisivi, guardate le immagini che vengono trasmesse nei vari programmi, nei vari film e quant'altro. Andate per le strade e vedete come la gente si comporta. Ascoltate la televisione, la radio, leggete le cronache e voi vi rendete conto che tutte queste cose che stiamo leggendo nella Bibbia stanno succedendo davanti ai nostri occhi. Allora, questo è il problema. Ma io non voglio, miei cari, parlarvi solo del problema. Io vi voglio parlare della soluzione, perché questo problema, lo ripeto, è il risultato dell'abbandono della parola di Dio, che è l'unica che ci fa conoscere Dio e che ci mette in relazione con Dio attraverso Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Se non c'è questa relazione con Dio, ci sarà corruzione. Se separo il mio braccio dal corpo, la mano, dicevo il braccio, intendevo la mano andrà in decomposizione e quindi si corromperà. La mancanza di relazione con Dio porta alla corruzione del modo di pensare e quindi di agire dell'essere umano. Giovanni 1,1 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, e nessuna delle cose fatte è stata fatta senza la parola, tutto è stato creato dalla parola. La parola, in pratica, lo diceva Gesù, è vita, stacca le persone dalla parola.
non ci sarà vita. Ma lì addirittura la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola era Gesù, evidentemente. Gesù è il figlio di Dio, è la parola manifestatasi in carne, è il messaggio di Dio in una persona, la persona di Gesù Cristo. Quando noi riceviamo Gesù nel nostro cuore come unico personale salvatore e leggiamo la parola del Signore, ascoltiamo la parola di Dio, quella parola che ascoltiamo predicata dai predicatori, la leggiamo perché la leggiamo nei testi biblici, quella parola cambia il nostro modo di pensare e allinea il nostro modo di pensare al pensiero di Dio, quindi alla vita. Allora, come la società corrotta, separata dalla vita, cioè dalla parola di Dio, arriva ad essere manipolata dalla società stessa, da se stessa corrotta e dalla corruzione dilagante, tornando alle scritture, alla parola di Dio, tornando alla Bibbia, noi possiamo avere un effetto opposto, un cambiamento totale. Ripercorriamo il tutto, ritorniamo alla vita. C'è bisogno di tornare alle scritture. Io l'ho detto prima. Quando si parla di scritture si intendono i 66 libri che compongono la Bibbia. Lasciate perdere i libri apocrifi dal significato nascosto, perché apocrifo significa nascosto, appunto. Sono testi non inclusi nel canone perché contraddicono ciò che tutto il resto della Bibbia dice. Torniamo alla Bibbia vera, cioè quella composta da 66 libri. Andiamo a leggere 2 Timoteo, capitolo 3, versi 14 a 15, e vedremo quello che l'Apostolo Paolo dice riguardo alle Scritture, quindi alla Bibbia. Dice così: tu però persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai avuto acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. E poi il verso successivo spiega: fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Lasciamo un secondo proiettato questo verso, per favore, perché è molto molto importante. Le scritture possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, cioè alla vita eterna, alla vita di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Le scritture, grazie per la proiezione, possiamo tornare in diretta. Le scritture ci portano a conoscere Gesù. Quando noi conosciamo Gesù e riceviamo Lui come unico personale salvatore, le scritture attraverso Gesù portano in noi la vita di Dio. Alleluia! È la scrittura che ci illumina per farci conoscere Gesù. Gesù come Salvatore del mondo. Dalla prima pagina della Genesi all'ultima della Rivelazione o Apocalisse, in un modo diretto o indiretto, le scritture puntano sulla persona di Gesù, non su questo o quell'altro santo, non su questo o quell'altra personalità, ma sulla persona di Gesù, perché Gesù è la via, Gesù è la verità. Gesù è la vita, Gesù è la parola vivente, Gesù trasferisce come un seme la vita di Dio nel cuore dell'uomo. Allora, le scritture possono darci la necessaria sapienza. Oggi le cose più assurde che vengono dette dai cosiddetti influencer, quelli che influenzano la mente delle persone. Gli influencer chi sono? Sono persone che hanno un'audience ampia e attraverso quello che dicono riescono a influenzare. Ecco perché influencer, perché influenzano il modo di pensare delle persone. Dico, ci sono influencer che dicono delle cose assurde e migliaia di bambini, ragazzini, adolescenti vengono trascinati da questi influencer che parlano di cose assurde, che sono perfino contro la logica, ma non sono solo gli influencer. Ho già parlato della televisione, della radio, ahimè,
dovrei parlare dei movimenti politici che parlano di cose che non stanno in piedi, non hanno nessun fondamento, né sociologicamente parlando, né spiritualmente parlando, e tantomeno da un punto di vista psicologico o psichiatrico. C'è una manipolazione del modo di pensare delle persone. Invece l'Apostolo Paolo, scrivendo appunto a Timoteo, dice che la scrittura può rendere sapiente, dare sapienza, e può portare quindi alla salvezza. La conoscenza delle scritture è la fonte di saggezza, e questa fonte di saggezza guida verso la salvezza. Gesù, parlando con i farisei e con coloro che l'ascoltavano, disse in Giovanni 5:39 queste parole: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Se leggiamo le scritture in un modo sincero, non condizionati e manipolati dai pensieri della società o del tempo presente, noi scopriamo che quelle scritture, come dicevo prima, dall'inizio alla fine puntano su Gesù. Gesù è la via, Gesù è la via. Sapete, l'Apostolo Paolo, scrivendo in seconda Timoteo, dice così la parola del Signore. Vediamo se riesco a trovarlo. Secondo Timoteo, capitolo 3, versi 10 e 11, dice così. Sì, sorella, quello lì, o fratello, che sei in regia, per favore, quel verso. Secondo Timoteo 3,16: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Oh, straordinario! Ogni scrittura è ispirata da Dio, è alitata da Dio. Quella parola ispirata, sia in greco nel Nuovo Testamento, sia in ebraico nel Vecchio, nei passi dove quella stessa parola viene utilizzata, significa viene soffiata. Essere ispirata significa essere alitata, viene dalla bocca di Dio. Non lo so com'è possibile che degli uomini abbiano scritto ciò che il Signore Dio ha detto, ma so che è possibile. Non lo so com'è possibile che mentre sono qui a Pescara, dove vivo, le persone mi stanno ascoltando in Nord America, in Sud America, in Nord Europa, in tutta Italia. Ma è possibile, perché ci sono delle leggi che non conosco, perché non è quella la mia specializzazione, ma di fatto la mia voce e la mia immagine stanno arrivando a voi. E voi non vi chiedete perché la televisione, Parole di Vita, riesce a raggiungere voi che siete così lontani. Lo sapete, lo vedete, ma non sapete il perché. Allora, per quale motivo non dovrei credere che la di Dio è ispirata da Dio, quando i risultati lo dimostrano, quando i fatti lo dimostrano? Non ne so la ragione, benché posso studiare teologia e posso anche capire, anche se in parte, la ragione, ma di fatto Dio parla attraverso le scritture. La gente trasformata da Dio attraverso la lettura della parola di Dio, della Bibbia, dei 66 libri che la compongono, è innumerevole. Tante sono le testimonianze: persone istruite, persone non istruite, persone povere, persone ricche, persone con una capacità intellettiva molto alta, persone semplici. Tutti sono stati, come dire, trasformati dalla potenza della Bibbia, perché la Bibbia è la parola di Dio, è ispirata, è soffiata da Dio. Anche mentre vi sto parlando, la parola di Dio che vi sto predicando vi arriva nella potenza dello Spirito Santo. Ma poi l'Apostolo Paolo, in seconda Timoteo, capitolo 1, verso 5, dice così: ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò, regia per cortesia, seconda Timoteo 1:5, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te.
Paolo ora sta parlando della necessità che la parola di Dio che genera fede arrivi e sia trasmessa in famiglia. La parola di Dio trasferisce la parola e la potenza di Dio nelle varie generazioni. Oggi si è persa la sana abitudine di stare con i propri figli a leggere un passo della Bibbia. Molti mi scrivono: mio figlio fa questo, si comporta così, prega per me, e lo faccio, ma ci mancherebbe, la preghiera è fondamentale. Ma dobbiamo essere onesti, dobbiamo ammettere che noi abbiamo mancato nel trasferire ai nostri figli la verità della parola di Dio. Si comunicano tante cose ai figli, ma non la parola di Dio, che è ispirata, come dicevo prima. Proverbi 22,6 ci parla di come la famiglia, deve influenzare i figli attraverso la lettura e l'insegnamento degli scritti sacri. Proverbi 22,6 dice: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. La conoscenza di ciò che è giusto, di ciò che è ingiusto, di ciò che è male, di ciò che è bene, alla luce della parola di Dio è fondamentale e noi dobbiamo trasmettere questa conoscenza ai nostri figli. Non è detto che si atterranno a quella conoscenza, ma la parola di Dio è potente e quando meno ce l'aspettiamo, trasformerà i loro cuori e le loro menti. Ricordate, la mente viene trasformata da ciò che si ascolta, da ciò che si legge, da ciò che si vede. E poi l'Apostolo Paolo, nel passo che abbiamo letto prima, ci parla dell'influenza di sua madre, della madre di Timoteo su Timoteo, Eunice, la madre, e l'influenza che addirittura la nonna Loide aveva avuto a sua volta con la figlia, che aveva avuto l'influenza positiva con il nipote. Fratelli miei, forse siete nonni come lo sono io, insegniamo ai nostri figli, ai nostri nipoti la parola di Dio, in un modo non religioso, in un modo non difficile, ma insegniamola. Ma questo esempio che si ha nelle figure familiari di impatto, i padri, le madri, i nonni, le nonne, ok? Questa stessa influenza poi le persone devono averle da punti di riferimento, da persone, da mentori, da persone che hanno un'influenza sulla loro vita. È la figura, per esempio, dei pastori, dei leader, dei responsabili dei giovani. Sto parlando ovviamente con un linguaggio biblico, ma anche con un linguaggio evangelico ed ecclesiale. Sto parlando anche a persone che vanno in chiesa e conoscono questa terminologia. Per chi non lo sapesse, un pastore non è altro che un padre spirituale che insegna la parola di Dio nella chiesa, nelle riunioni e trasferisce quella parola. Ma non solo, ma poi queste persone che hanno l'unzione di Dio trasmettono anche con la propria esperienza, con il proprio esempio, le cose che hanno imparato e che hanno acquisito nel tempo. Secondo Timoteo, capitolo 3, versi 10 a 11, supporta questa mia spiegazione mentre ci avviamo alla conclusione. Tu invece, notate, prima ma tu, qui dice tu invece, hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. E poi verso 10, anzi 11, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, a Listra, sai quante e quali persecuzioni ho sopportato? E il Signore mi ha liberato da tutte. Allora Paolo sta dicendo a Timoteo: sì, certo, tu hai la parola, infatti ne parla in una delle sue epistole. Sì, Timoteo, tu hai il giusto esempio e l'impatto che ti hanno trasmesso la tua nonna e tua madre, ma hai anche avuto a che fare con me come tuo pastore, tuo padre spirituale. Altrove dice: io ti ho generato spiritualmente, evidentemente. Allora, qui parla di una relazione del credente, del singolo, con i leader, con i mentori spirituali,
con gli influencer sani. Altro che influencer, i veri influencer sono nella Chiesa del Signore. Hai seguito da vicino il mio insegnamento. No, non basta seguire soltanto qui e là una trasmissione o un programma oppure una video chiamata o un video su YouTube o quant'altro. Tutto buono, molto buono, ma ci deve essere la relazione personale, il contatto, ci deve essere la trasmissione cuore a cuore. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, ma anche le mie persecuzioni. Allora c'è un incoraggiamento a questo contatto con giusti influencer, per usare i termini moderni. E io spero che stasera io sia un influencer, sicuramente con tutta l'umiltà che posso avere, sicuramente posso essere un buon influencer perché ho conosciuto la parola di Dio, ho vissuto la parola di Dio, ho visto la potenza della parola di Dio, ho sperimentato la parola di Dio, ho visto che ciò che la parola di Dio insegna funziona. E quindi lo trasmetto a te, fratello, amico, che mi stai ascoltando, amica, che mi stai ascoltando. Allora, conclusione, Dio attraverso la parola che abbiamo ascoltato stasera ci incoraggia a cercare e a seguire modelli di vita che siano radicati nella fede e nella conoscenza delle scritture. Io non sono perfetto, Paolo non era perfetto, altri influencer di quel tempo e altri del tempo presente non erano e non sono perfetti, ma se l'insegnamento che loro danno è basato e radicato nella fede, nella conoscenza delle scritture, amico o amica, puoi star sicuro, ti farà del bene, farà del bene. Ebrei 13,7 parla di qualcosa che ha a che fare con quanto appena detto. Per favore, proiettiamo Ebrei 13,7. Ricordatevi dei vostri conduttori o guide spirituali, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. È evidente che qua l'autore della lettera agli Ebrei sta parlando di conduttori, di guide spirituali che hanno terminato il loro cammino spirituale e quindi hanno annunziato la parola di Dio e poi hanno concluso il loro cammino sul terreno in fede, lasciando il buon odore di Cristo, lasciando un buon esempio. Ora, grazie a Dio sono ancora in piedi, grazie a Dio i fratelli che ascolterete fra breve sono evidentemente vivi, grazie a Dio le persone che vi predicano una parola nelle vostre chiese sono in vita con voi. Andate a vedere lo stile di vita che portano avanti, andate a vedere l'esempio che loro hanno e che danno, andate a vedere la loro fede, imitatele quelle manifestazioni di fede, come dice qua, imitate la loro fede. E questo vi darà ciò che vi serve per avere una fede sana, una vita sana, improntata sulle scritture. Voglio concludere col dire: non tutto ciò che tutti dicono sia sano e giusto è necessariamente giusto. Sono stato in un viaggio recentemente e ho parlato con delle persone, mi è venuta letteralmente l'orticaria nell'ascoltare quello che dicevano cose assurde e ne parlavano come se fossero cose assolutamente concrete, reali ed evidentemente vere, ma erano falsità perché l'avevano ascoltato in televisione, attraverso la radio, attraverso questo o quell'altro, ma non avevano le fondamenta sulla parola di Dio. Io voglio concludere e chiedo al pastore Pedrone di unirsi a me, chiudo con pochissime parole di preghiera. Padre, nel nome di Gesù, io prego che questa parola arrivi ai cuori, Signore. Come dice la tua stessa parola, questo libro della legge non si diparte mai dalla nostra bocca, ma possiamo meditarlo giorno e notte, avendo cura di metterlo in pratica affinché possiamo riuscire in tutte le nostre imprese e prosperare. Padre, nel nome di Gesù,
tocca i cuori delle persone che ci hanno ascoltato, tocca le menti, Signore, le menti, porta chiarezza, Signore, che un soffio del tuo spirito tolga la nebbia, l'offuscamento che c'è oggi nelle menti delle persone che non hanno una relazione con te, con la tua parola, perché è la tua parola che è una lampada sul nostro piede, è la tua parola, come dice Salmo 119-105, che è una luce sul nostro sentiero. Padre, nel nome di Gesù, sia ricevuta questa parola e diventi realtà, seme di vita nel cuore di chi l'ha ascoltata. Nel nome di Gesù. Amen e amen.